Questo purtroppo è un contentino. Noi abbiamo chiesto al sindaco e sono anche tutti quanti proprietari e gestori dei locali di Piazza Muzzi una dilatazione degli orari di chiusura per tutto il periodo di Natale, che è una richiesta assolutamente ragionevole. A parlare così Barbara Lunelli, vicepresidente Confartigianato, in merito alla modifica dell'orario di chiusura dei locali della Movida a Pescara all'1:30 anche nei prefestivi. Lunelli spiega che locali come bar, ristoranti e pub potranno sì restare aperti fino all'1:30 nei prefestivi, ma non basta. Già una trentina di commercianti avevano presentato una diffida al comune e i locali del centro si sentono penalizzati rispetto a quelli di altre zone della città. Noi ci rendiamo conto che l'amministrazione comunale ha un compito molto complesso, deve gestire due esigenze contrapposte, l'esigenza dei gestori dei locali e l'esigenza dei residenti. Il punto d'equilibrio in questo particolare periodo non può essere considerato questo, assolutamente. I locali di Piazza Muzzi, alcuni esercenti si sono messi insieme ed hanno presentato una diffida al comune. Sì, hanno presentato una diffida perché loro hanno sempre detto: noi vogliamo rispettare le regole, siamo per le regole devono essere ragionevoli. La via maestra in questo momento crediamo sia buon senso. Ogni decisione presa deve essere presa considerando la via maestra del buon senso. Questa non è la via del buon senso. E dicono anche gli esercenti, soprattutto sotto Natale, orari magari più elastici. Sì, il periodo di Natale è un periodo fondamentale per tutti quanti i locali di Pescara, soprattutto di una città che aspira e sottolinea le sue vocazioni turistiche. Quindi il periodo di Natale deve essere equiparato al periodo estivo. Almeno per il periodo natalizio noi chiedevamo gli orari estivi. Cosa farete? Ci saranno delle iniziative? Sì, probabilmente ci saranno, anzi sicuramente ci saranno iniziative, anche perché noi abbiamo preso la notizia dai giornali. Il sindaco, l'amministrazione comunale non può non interpellare la situazione di categoria di fronte a decisioni così importanti per la città. Cosa chiedete al sindaco e all'amministrazione? Noi chiediamo assolutamente l'orario di apertura per tutto quanto il periodo natalizio fino all'1:30.